Allora, benvenuti ragazzi. Questo è il mio primo video. Un video che ho pensato molto di farlo, ma non l'ho mai portato. Quindi ho pensato che era arrivato il momento di portarlo, anche se non c'entra molto col mio canale, ma sono qui per portarlo e per farvi capire come realizzare le canzoni slowed che porto appunto nel mio canale, che magari io non reputo essenziali da portarle appunto in esso. Ve lo spiego subito velocemente e basta, andiamo. Prima di tutto dovete avere un programma che vi consente appunto di poter modificare le tracce audio. Io utilizzo FL Studio, ma non dovete per forza averlo. Vi basterà avere, se avete per esempio un Mac, Logic Pro X, o comunque vanno benissimo anche Ableton, GarageBand. No, perché non lo so. Che non so se potete fare questo genere di cose. Cubase potete utilizzare. E forse anche Audacity, ma non lo so. Ma io comunque preferisco delle DAW comunque un attimo più studiate, ecco, diciamo. Allora, iniziamo col portare la traccia che appunto vogliamo modificare all'interno di FL Studio in questo caso. Quindi la mettiamo qui e ce la portiamo nella griglia, diciamo, in questa griglia qui. Ingrandiamo, se no ce l'abbiamo tutta qua simpatica. E che cosa facciamo? Clicchiamo quest'icona qua che ci porterà al mixer. Allora, come funziona? Non vi sto qui a spiegare come funziona FL Studio, vi spiego soltanto i passaggi per fare questo tipo di modifiche e basta. Poi, se volete imparare ad utilizzare FL Studio, non basati su di me, ecco. Allora, cosa facciamo? Semplicemente clicchiamo due volte nella traccia qui, in questo quadratino dove c'è scritto track. Mettiamo 1, facciamo track. Ora non so perché me lo porta nel 2, ma non ha importanza. E allora qui cosa possiamo fare? Noi qui possiamo andare ad aggiungere dei plugin che modificano il suono. Quindi andiamo su slot 1. E usiamo i plugin stock, cioè quelli che danno già in dotazione con il plugin. Mi servirà soltanto Fruity Reverb e Delay 3, 1 e 2, questi due. Quindi Reverb lo mettiamo nel canale della canzone e dobbiamo fare semplicemente questo. Ho scritto Dry, lo mettiamo al minimo e Wet al massimo, fine. Cosa facciamo? Facendo ciò aumentiamo l'effetto riverberoso, se così possiamo dire. Ora, se faccio partire la canzone, però, credo sia un po' troppo riverberata, quindi non va bene. Quindi cosa facciamo? Qui, in questa manopola, la abbassiamo fino a un risultato che ci aggrada. Ora, fatto ciò, dobbiamo aggiungere un po' di delay. Il delay è tipo una specie di eco che avviene, tipo, io, per esempio, c'è la fine di una battuta e quella battuta si ripete, tipo eco. Quindi per aggiungere l'eco non dobbiamo aggiungerlo nel secondo slot, perché sennò noi lo stiamo aggiungendo nello stesso canale. Noi dobbiamo aggiungerlo in un altro canale e collegarlo al primo, in modo tale da poter sistemare il volume senza toccare il mix del plugin stesso. Quindi cosa significa? Noi andiamo nell'insert 3, in questo caso, e cosa facciamo? Selezioniamo il suono. Andiamo qui sotto e clicchiamo col tasto sinistro, e si crea un bus, un collegamento. E qui noi andiamo a mettere il delay 3 e lo mettiamo in ping pong, è il sesto. E ora qui semplicemente, quindi se l'ascoltore è. Ora io a me serve che sia leggero, quindi lo abbasso di molto. Normalmente quando io pubblico le canzoni, normalmente lo tengo da qui massimo a qui. Quindi dovete giocare voi con questa manopola e vedere come suona meglio. Ok, abbiamo finito. Siamo già a più del 50% dell'opera. Ora, semplicemente clicchiamo di nuovo due volte qui. Si riapre questa finestra e qui dobbiamo fare appunto la parte slowed della canzone. Come si fa? Dipende molto se vogliamo rallentarla di tanto o vogliamo rallentarla di poco, ma renderla comunque bassa di tono, abbassare le note.
Quindi per farlo, questo è il time stretching, il pitch. In questa casella io abbasso solo le note, il pitch. Invece, se io vado ad abbassare questa manopola del pitch, la traccia si andrà ad allargare, il che significa che il tempo, i battiti per secondo, si abbasseranno. Quindi, guardate. In questo momento io l'ho strecciata ancora di più per renderla molto più lenta. Non serve essere Charlie Charles o Sick Luke, basta sentire e capire se le note sono giuste. Quindi vi ascoltate un pezzo della canzone e vedete se le note corrispondono. E nulla, praticamente abbiamo finito la prima parte. La prima parte è finita, ora cosa dobbiamo fare? Semplicemente andiamo su File, Esporta, MP3. E scendiamo il nome della canzone, quindi Superman. E qui fate esattamente quello che faccio io. Bitrate 320, qua lasciate stereo, MP3 e basta. E fate start. Bene, una volta che avrà finito, ecco, potete anche chiudere il progetto, non ci interessa nemmeno salvarlo se siete sicuri che va bene, quindi fate no. E qui abbiamo la nostra traccia che abbiamo appena creato. Ora si passa alla fase 2. La fase 2 è creare una copertina. Ora, se non dovete pubblicare il video da nessuna parte, non serve, se dovete ascoltare voi. Ma se volete pubblicare il video nel vostro canale, dovete creare una copertina o qualcosa. Ora, io consiglio Photoshop. Non è a pagamento, ma lo potete ottenere facilmente. Ora, aprendo Photoshop... Nel mio canale le copertine sono molto minimal, hanno semplicemente la foto dell'album o della foto della canzone e uno sfondo nero. Ultimamente sto mettendo anche delle griglie negli angoli per dare un tocco. Ora, io ho già creato il layout, quindi ce l'ho già pronto, ma non c'è nulla da fare, ora vi spiego nel dettaglio, quindi non lo userò, farò tutto da capo. Fate nuovo, fate un personale, un nuovo progetto, fate 1920x1080, risoluzione non c'è bisogno di metterla a 600, basta anche 200 o 100, fate crea, e qui dovete fare tre semplici cose. Dopo che avrete creato il livello, semplicemente che cosa fate? Mettete il secchiello, selezionate il nero, battete qua al minimo, sinistra, basso, fate ok e cliccate semplicemente, in questo livello avete messo il nero, lo sfondo. Poi qui sotto a destra in basso cliccate questo qua che ti crea un nuovo livello. In questo livello dovremmo mettere appunto la foto dell'album. Quindi andiamo a prendere su Google per esempio la foto dell'album. Selezionate il livello della foto e cliccate CTRL più T. E cosa dovete fare? Dovete leggermente rimpicciolire la foto e metterla al centro. Queste griglie, queste linee, vi fanno capire che è il centro. E cliccate fuori, così almeno si leva la selezione. Ora dobbiamo renderle in bianco e nero. Per renderle in bianco e nero è molto semplice. Potete aver selezionato questo non ha importanza. Basta che andate su regolazioni e cliccate questo, che è il bianco e nero appunto. Cliccate e si crea appunto il bianco e nero. Ora, se io però andassi a colorare qualcosa, io voglio colorare qualcosa fuori da questa foto, verrebbe comunque in bianco e nero perché il layer del bianco e nero è messo soprattutto. Quindi se io vado a prendere un colore che non è tipo rosso, no? E vado a colorare sotto la foto, quindi sotto la foto, sopra il nero, non si vede, vabbè, non posso, viene grigio, perché c'è ovviamente la scala di grigi, quindi bianco e nero. Per evitare questo, cliccate col tasto destro sul bianco e nero e fate crea maschera di ritaglio. Che cosa fa? Questa maschera di ritaglio serve a limitare l'effetto solo nel livello sottostante. Infatti, se ora vado a scrivere qui qualcosa, rimane rosso. Dopo aver fatto ciò, io di solito tendo a, diciamo, abbellire, diciamo, la foto. Quindi, per esempio, do qualche dettaglio di colore per non renderla troppo bianco e nero, appunto. Quindi vado sul bianco e nero, metto, devo selezionare non questo, ma questo qua, il bianco.
vado nella gomma, metto una dimensione che mi ispira. Per farlo molto più facilmente, invece di fare tasto destro dimensione, tenete premuto Alt e col tasto destro voi, se fate verso il lato, allargate, se fate verso l'alto fate la durezza. La durezza è che se faccio così è dritto, potete vedere che taglia completamente il colore. Se io invece vado a mettere la durezza a 0, mi fa una sfocatura, mi fa una sfocatura di una zona. Ed è questo quello che non dovete utilizzare in questo caso, perché non voglio che qui si colori anche lo sfondo. Io voglio soltanto che si colori la camicia, per esempio. Quindi vado qui e coloro la parte che mi interessa, magari anche il corpo, la testa. E anche le scarpe. Come potete vedere, ho dato un soggetto a questa foto. Ora rimetto la durezza 0 invece e mi vado a tipo fare un po' lo sfondo dietro per dargli un po' di colore in più, tipo così. Ok, fine. Poi ovviamente sbizzarrendo si potrete creare quello che volete. Potete andare a mettere anche una mente gigante se volete, potete fare quello che volete. Io la lascerò così perché nel video non mi serve altro. Quindi dopo aver finito, quando siete soddisfatti, fate file, salva con nome, desktop, mettete un nome e qui nel formato dovete mettere JPEG o PNG, ma io consiglio JPEG perché il PNG è esagerato per una foto del genere. Lasciate tutto così, non toccate nulla e fate salva. Qui mettete 12, quindi la volete più grande. E lasciate tutto così, fate ok. E vi salverà la foto qui. Ora la fase del montaggio. La fase del montaggio, diciamo che può essere fatta in un qualsiasi programma. Io mi sono fatto Filmora e utilizzo questo. E non ha importanza quale utilizzate. Va benissimo anche Camtasia, non è un problema. Allora, una volta dentro il programma, selezionate i due precedenti file che abbiamo creato e li importate qui dentro. Quindi noi abbiamo la foto e l'audio. Prendiamo l'audio e lo mettiamo nell'icona dove c'è scritto audio e clicchiamo quest'icona, così almeno vediamo tutta la traccia e non tagliata. Stessa cosa per questo. Ora questo ce lo fa piccolino, quindi noi lo trasciniamo per tutta la lunghezza del video. E più o meno potremmo anche lasciarlo così, non è importanza. Però voglio dare un po' di, non qualità, ma comunque voglio fare un video che sia guardabile, ecco. Quindi vado in transizione, metto dissolvenza all'entrata e in uscita. E diciamo me lo aggiusto in base alla canzone. In questo caso lo metto più o meno qui, stessa cosa. Ora non c'è bisogno di farlo millimetrico, va bene anche così. Altra cosa che faccio è mettere un effetto mite, quindi cercate mite. Questo effetto crea questa ondulazione. Ora però non la voglio così, io la voglio, diciamo, meno accentuata ma più veloce. Quindi clicco due volte sul mite, metto questo al massimo e questo metto 1 e 31. E questo è fatto pure. E normalmente, visto che tutti quando vedono i video slowed sono tristi, sono depressi, gli mettiamo un film 5, che è un effetto di film vecchio, triste. E così possiamo dire, io lo metto tipo al 40, 50, fate quello che cazzo volete, ecco. E questo è come esce. Fine, esporta. E mettiamo qui, appunto, Superman. Di Zala. Ok. E qui mettiamo massima. Ora, se avete un PC, no, non il PC della NASA, basta un PC normale, potreste anche mettere massima, ma se tipo vi esplode il PC consiglio di lasciare migliore, così almeno avete una qualità normale. Qui mettete H264 1080p, qui mettete 30 fps, qua lasciate tutto così, non toccate nulla, non fate danno, e qui 320 kb per secondo e basta, finito, fate ok, esporta. E ora ci metterà un po' di tempo per esportarlo, tipo un 4 minuti come scritto qui. Comunque abbastanza fedele. Ed eccoci. Allora, il nostro file è pronto. Nessuno qui chiede le
scusa. Futuro senza supereroe. Tutto su di me. E ho fatto bene con il senno di poi. E qui finisce e c'è la transizione finale. Fine. Questo era il tutorial più semplice del mondo, ragazzi, veramente semplice. La cosa pallosa è andarsi a prendere FL o altri programmi, perché alla fine non vi consiglio di pagarlo 600 euro il programma, meglio trovarselo illegalmente. E stessa cosa per gli altri, tanto su YouTube li trovate. E vi prendete questo programma, semplicemente vi seguite quello che ho fatto io e avete la vostra canzone. Qui si dice così, non lo so. Questo era tutto per il mio primo video, credo sia anche l'ultimo. Ora un'altra cosa, non chiedetemi di fare le canzoni extra beat. Le canzoni extra beat non le puoi fare slowed, se le fate per voi con questo tutorial. Io non posso portare le canzoni extra beat slowed. Non sono due cose completamente differenti, non posso farlo. Fatevelo voi. Detto questo, per il video è tutto, spero che il tutorial funzioni, cioè abbiate capito tutto, se c'è qualcosa che non va ditemelo nei commenti, e io me ne vado, ciao!